Noi, classe 4 C del Liceo Scienze Applicate Ernesto Balducci di Pontassieve, abbiamo partecipato al progetto pilota di alternanza scuola-lavoro. Durante gli incontri alla Camera di Commercio abbiamo trattato il tema dei rifiuti. Abbiamo compreso che il rifiuto diventa tale quando perde la propria funzione principale. Molte volte esso viene trasportato in discarica, ma esistono molte altre strade. Ad esempio, abbiamo visto che gli scarti delle aziende possono essere riciclati, recuperati o utilizzati per essere qualcosa di nuovo. Abbiamo visto anche che esistono dei codici per il trasporto e l'identificazione dei rifiuti, ad esempio il codice CER. Inoltre, con dei professori dell'Istituto Sant'Anna di Pisa, abbiamo trattato l'argomento dell'economia circolare, soffermandoci sul tema della green economy. Durante questa fase ci sono stati presentati interessanti progetti partoriti dall'ambiente dell'economia verde. Ci è stata proposta un'attività durante la quale abbiamo progettato delle calcolatrici ecosostenibili a partire dall'utilizzo di materiali riciclabili. Tutto questo era volto a sensibilizzarci e a darci una visione completa di come agiscono coloro che sono stati impegnati nell'economia verde. Il progetto ci ha permesso di visitare l'impianto del centro di raccolta di Alia di Scandicci, dove abbiamo appreso come avviene il raggruppamento dei rifiuti urbani, grazie alla visita delle varie aree adibite alla raccolta. Terminata la visita all'impianto, gli operatori di Alia ci hanno fornito di alcuni visori VR, con i quali abbiamo visto digitalmente alcuni processi di riciclo dei rifiuti a livello industriale. Per comprendere più a fondo come avviene lo smaltimento di determinate sostanze nelle industrie, abbiamo avuto l'opportunità di osservare gli impianti di smaltimento delle acque reflue dell'azienda di Ruffino di Pontassieve. Oltre alla spiegazione di come avviene lo smaltimento nelle sue fasi, un altro aspetto interessante è stato conoscere la storia dell'azienda, dalla sua nascita fino ad oggi. Un'altra importante visita si è svolta allo stabilimento della multinazionale Acquapanna nel comune di Scarperia. All'interno dello stabilimento ci hanno immediatamente informato sui comportamenti da tenere e rispettare nella struttura, fornendoci l'abbigliamento adeguato per visitare l'impianto in sicurezza. Per prima cosa abbiamo visto il compattatore delle bottiglie, dove abbiamo assistito al processo di compressione della plastica. La seconda area visitata è la cisterna GNL, utilizzata per produrre l'energia per alimentare i macchinari. Questa forma di energia è stata introdotta recentemente nello stabilimento e comporta una diminuzione dei costi per il trasporto, in quanto il volume di GNL equivale a 600 volumi di GPL, il combustibile che veniva precedentemente usato. In seguito ci siamo spostati all'interno, dove abbiamo visto tutte le fasi di imballaggio e creazione della singola bottiglia. Il giorno 28 febbraio ci siamo recati presso il Palazzo di Giustizia del Distretto Giudiziario di Firenze. Qui abbiamo incontrato i rappresentanti del Corpo Forestale dell'Arma dei Carabinieri e dell'ARPAT. Essi ci hanno spiegato i vari tipi di reati ambientali, esemplificando con alcune indagini reali. Successivamente ci siamo recati in un'aula del Tribunale, dove due magistrati ci hanno spiegato le modalità con cui si svolge un processo. In definitiva, questo progetto si è rilevato molto interessante e importante per la nostra formazione e siamo sicuri che possa essere utile per i nostri sbocchi futuri.